insomma c'è sta sto tizio, va dal medico di famiglia, entra dentro e fa: buongiorno dottore. Dice: buongiorno signor Paolo, che è successo? Dice: dottore, mia moglie. Dice: che ha fatto? Dice: che ha fatto? È diventata sorda, ma non si può fare qualcosa? E dice: certo che si può fare qualcosa, la deve portare, la visitiamo. No, no, non è possibile. Dice: come non è possibile? No, ma per carità, quella è permalosa. Se io gli dico che deve venire al medico perché è sorda, quella, capirai, attacca un pippone, non si può fare, ma non c'è un altro sistema. E dice: come faccio? Cioè, bisognerebbe capire che entità di danno se tratta. Dice: facciamo una cosa, lei stasera quando torna a casa non suoni il campanello, perché il campanello c'ha una frequenza che potrebbe anche ascoltarlo. Lei faccia una cosa, apra con le chiavi e la provi a chiamare dalla porta di casa. Se non la sente sua moglie, si avvicina. Cioè, praticamente lei mi deve dire da che distanza riesce a sentire le parole. Dice: e poi vediamo che si può fare. Questo la sera torna a casa, apre la chiave, apre la porta, come sta sulla porta, e fa: ciao cara, sono tornato, che hai fatto per cena? Si mette così. Mamma mia, questa è proprio sorda, non sente niente. Fa 3-4 passi, arriva a metà del corridoio. Ciao cara, sono a casa, che hai fatto per cena? Niente, silenzio assoluto. Dice: porco Giuda, questa è sorda come una campana. Arriva davanti alla porta della cucina, la moglie stava vicina ai fornelli, no? Dalla porta della cucina richiama: ciao cara, sono a casa, che hai fatto per cena? Niente, silenzio assoluto. Gli si mette a metro e glielo rifà un'altra volta, no? Cara, sono a casa, che hai fatto per cena? La moglie si gira: oh, sono 4 volte e te lo dico, il pollo con le patate.